Signori, signori, finalmente eccoci qui trovati in un nuovo video. Finalmente a questo nuovo setup che dovrebbe essere completo. Mi garba un botto la ripresa sulla parete con tutti i poster. Poi magari ci farò anche un video al riguardo perché ce n'ho veramente tanti e sarebbe figo farvi vedere un po' i nomi. E sto aspettando una nuova sedia perché ora mi vedete basso, sono una poltroncina. Comunque questo dovrebbe essere il setup definitivo con questa scrivania che mi fa letteralmente impazzire. Ma come avete letto nel titolo, oggi parliamo di Deadpool 3. Non farò la reaction al trailer perché insomma io me lo sono visto in diretta. Non stavo guardando il Super Bowl, era quasi l'uno, ho detto andiamo a vedere sul profilo della Marvel su Instagram se hanno tirato fuori qualcosa. Mi capitò proprio un minuto fa, mi sono visto il trailer. Quindi insomma io in questo video parlerò un po' della teoria che ho per quanto riguarda Deadpool e Wolverine. Allora, come prima cosa io direi che Wolverine non sarà una comparsa, anche perché se ci pensate l'hanno messo nel titolo. Se te vai a mettere Deadpool e Wolverine, significa che Wolverine ci sarà nel film e lo vedremo per gran parte della pellicola. Sarà proprio un duo di questi anti-eroi andranno in giro a ammazzare persone. Ora, nel trailer noi vediamo la TVA. La TVA abbiamo già visto in Loki. Se non hai visto Loki, è inutile ti sto a parlare della TVA, ma sono un po' dei controllori della linea temporale. Cioè, se una linea temporale è stata alterata da un fenomeno esterno quale Loki o Sylvie, loro arrivano lì, levano di mezzo l'interferenza e falciano quella linea temporale che è stata alterata. Falciare vuol dire distruggere quella linea temporale che effettivamente non dovrebbe nemmeno esistere. Quindi loro ti ammazzano direttamente la possibilità, il se loro te lo, tagliano. Comunque, secondo me noi vedremo un Deadpool che si collegherà direttamente al finale del 2. Quindi Deadpool verrà estrapolato dalla sua realtà, verrà portato in un'altra realtà dove esiste appunto la TVA, e lui sarà un mandante della TVA, cioè lui lavorerà per la TVA per salvare l'universo Marvel, cioè salvare l'universo Marvel dalle incursioni. Quindi lui sarà in qualche modo un falciatore della TVA, e questa è l'ipotesi che ho fatto io, perché effettivamente lui dice: io sono il Gesù della Marvel, io salverò questo universo. Quindi anche qui vengono smentiti i rumor che dicevano Deadpool uccide l'universo Marvel. Come nei fumetti, no. Deadpool, secondo me, ucciderà tutti quegli altri universi che andranno a interferire con la Marvel. Cioè, secondo me, ci saranno delle interferenze tra l'universo Fox, cioè quello dei primi X-Men, i Fantastici 4 e l'MCU. Quindi lui farà tabula rasa di tutti quegli universi lì, lasciando solo l'MCU come universo centrale, e in questa cosa qui lui sarà affiancato da Wolverine. Però anche i rumor che parlavano di Wolverine, dicendo che questo film sarà ambientato prima di Logan, che ricordiamo finisce molto tardi, quindi presumibilmente questo è un prequel di Wolverine. Però secondo me no, perché non è il medesimo Wolverine di quella realtà, anzi ne verrà preso un altro da un altro universo e farà coppia comune con Deadpool, fino poi a trovarsi ai giorni nostri in un casino colossale che andrà a collegarsi con Secret Wars. Un indizio di questa cosa ce lo dà anche il film, il trailer anzi, perché noi vediamo in un piccolo frame, quando Deadpool è a terra sdraiato, un fumetto di Secret Wars. Presumibilmente è una referenza a quello che andremo a vedere in futuro. Quindi Deadpool essenzialmente lui spianerà la strada a quello che poi saranno i progetti futuri legati al multiverso, solo ed esclusivamente al multiverso. Loki secondo me non apparirà in nessuna maniera, bensì lo vedremo in Secret Wars. Quindi sarà molto importante il ruolo che avranno Deadpool e Wolverine in questa pellicola. Ma secondo me ci hanno già svelato tutto, perché adesso tutti i rumor che avevamo letto, di cui avevamo sentito notizia, vanno anche a confermarsi un pochino insieme a questo trailer. Un trailer che ci ha fatto vedere il meno possibile, e a me va bene così, perché i trailer che ti sputtanano qualsiasi cosa, già tutta la storia, non mi hanno mai fatto impazzire, perché poi perdono di senso, insomma, ti fanno vedere troppo. Qui abbiamo visto abbastanza, molto alla rinfusa, molto confusionario, non sappiamo assolutamente quali personaggi vedremo. Abbiamo intravisto qualche X-Men, vabbè, ma quelli già conosciuti, tipo un Colosso, oppure abbiamo visto Pyro a distanza di anni, Logan l'abbiamo visto solo di spalle oppure tramite l'ombra, e va bene. E questo sarà un Deadpool che lavorerà per la TVA, che poi va a scoprire Wolverine, e magari poi loro si metteranno insieme contro la TVA, contro la parte malvagia della TVA e contro tutto il resto. Morbius apparirà secondo me nel film, e secondo me lo vedremo anche nel secondo trailer, perché è per forza collegato. Questo è un film che va a collegarsi con il finale di Loki e con il finale di Deadpool 2. Quindi queste sono le mie impressioni
previsioni su cosa vedremo in Deadpool 3, ragazzi, fatemi sapere. Noi attendiamo speranzosi il prossimo trailer, che presumibilmente uscirà a maggio, considerando che il film è in uscita a fine luglio. Hanno già fatto uscire di solito la Marvel ti fa uscire 2-3 trailer, proprio 3 è difficile, se proprio vedono che i primi due non stanno facendo niente. E ci hanno mostrato molto in anticipo, perché effettivamente, ragazzi, se a febbraio, inizio febbraio, un film per luglio, se ricordate, Spider-Man No Way Home, oppure anche un Thor Love and Thunder, uscirono molto tardi. È strano che abbiamo già tutte queste anticipazioni, ma bisogna considerare anche che il film effettivamente doveva uscire molto prima, quindi tante riprese le avevano già. Vabbè, noi aspettiamo, ragazzi, noi vediamo e nulla. Questo sarà, insomma, il nuovo setup. Ora devo capire anche come posizionare per bene le luci lungo questa ripresa. Vabbè, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.